Allora ragazzi, inizio questo video salutando un mio fan Giuseppe Forgatti che mi ha detto che voleva il mio saluto. Ora iniziamo col video. Ciao a tutti cari amici di YouTube, adesso voglio parlare di uno dei tanti misteri di epoca remota. Stavo leggendo un biglietto, i soliti foglietti del calendario evangelico che ogni mattina io stacco per aggiornarlo e parlava di un sovrano Nebuchadnezzar, chiamato anche Nabucodonosor II, e qui parlava della storia del profeta Daniele, del fatto che lui e alcuni amici suoi si sono rifiutati di inginocchiarsi davanti a una statua pagana, e quindi il sovrano li ha mandati principalmente in carcere e successivamente nella fossa dei leoni, che poi grazie all'aiuto di Dio sono riusciti a fuggire da questa trappola, che lo stesso Dio ha chiuso la bocca dei leoni salvando Daniele e salvando anche gli amici suoi. Ora io mi chiedevo, leggendo il nome di questo re, se era un personaggio realmente esistito. Infatti sono andato a controllare su Google, su Wikipedia e su altri siti, informandomi su chi era Nebuchadnezzar. Era un sovrano realmente esistito e vi dico anche che il suo periodo era in data di nascita 634 a.C., data di morte 562 a.C. Questo re regnava a Babilonia in Mesopotamia. Ha fatto molte cose belle per la sua città e per la sua nazione, il fatto che ha fortificato le mura di Babilonia iniziate da suo padre, adesso non so come si chiamava suo padre. Oltre a quello, ha fatto anche altro. Lui è stato il progettatore dei giardini pensili di Babilonia, una delle sette meraviglie del mondo antico, e non solo, lui è stato quello che ha fatto creare il tempio di Marduk a Babilonia. Lui stesso ha fatto progettare la porta di Ishtar, questa famosa dea della bellezza, della natura, della verginità. E lui stesso ha fatto tante altre opere nella stessa Babilonia, ma anche in tutta quanta la Mesopotamia. Noi sappiamo che questo re, questo sovrano, quando c'era lui, ha fatto delle strade correttissime, ha fatto aggiustare tutte le strade. Ha fortificato ogni palazzo, le mura erano spesse, non soltanto delle mura che circondavano Babilonia, ma ogni città, ogni casa, ogni edificio era ben attrezzato ai tempi di questo sovrano. Quando c'era lui, tutti i suoi connazionali, tutti i suoi sudditi stavano bene, tutti i suoi sudditi erano ben pagati e vivevano bene anche la loro anzianità, stavano tutti in ottima salute, in ottime condizioni economiche. Viene ricordato anche per altri fatti, non soltanto per il fatto che è stato lui a progettare e far creare da architetti, dal suo architetto di palazzo, i giardini pensili di Babilonia, più altre cose, ma ha fatto anche delle cose non tanto carine, come quella di aver distrutto il Tempio di Salomone, edificio realmente esistito, personaggio realmente esistito,
Questo perché? Perché ci sono stati dei ritrovamenti. Ci sono stati dei ritrovamenti che in Israele, infatti, il muro del pianto è quello che rimane del Tempio di Salomone, di cui è stato ricostruito per poi essere di nuovo distrutto, ricostruito per poi essere nuovamente distrutto. Allora, sappiamo tutti che Re Salomone era conosciuto come un re saggio, ma purtroppo nell'anzianità si è fatto corrompere dalle sue cortigiane pagane ad adorare dei pagani. Questo è stato l'errore più grave di questo re molto saggio. Un'altra cosa, ritornando a parlare ancora di Nabucodonosor II, Nebuchadnezzar, è vero che lui ha fatto distruggere il Tempio di Salomone perché lui era contro gli ebrei, Nebuchadnezzar, perché a lui interessava conquistare. A quell'epoca tutti i sovrani avevano una sola fissazione: conquistare terre straniere per fortificare il proprio regno. Lui ha fatto anche la conquista dell'Egitto. Lui ha vinto la guerra contro gli egiziani. Lui ha vinto la guerra contro i giudei. Nel libro delle Lamentazioni c'è scritto, e lui ha vinto la guerra, credo anche contro i persiani. Era un re molto potente, era un re molto valoroso, era un re che ha fatto stare bene il suo popolo, anche se purtroppo, come la maggior parte dei sovrani, ha distrutto, umiliato altri popoli che non erano il suo, te l'ho già detto, per le conquiste. E che altro c'è da dire di Nebuchadnezzar? Su questo c'è molto da dire, come il fatto che lo stesso Giuseppe Verdi ha dedicato a lui l'opera Il Nabucco, di cui fa notare verso gli ultimi anni della sua vita che è impazzito, andando a vivere in un bosco come un animale. Nella Bibbia c'è scritto che potremmo definirlo una sorta di licantropo. C'è scritto proprio che perse il senno della ragione e andò a vivere nella foresta come un animale, finché Dio, Yahweh, non lo ha convertito. Quindi è stato anche lui convertito. Così come è stato convertito Re Salomone, è stato convertito anche Nebuchadnezzar. Bene, amici, prendete tutto quello che vi ho detto a pari di teoria, ma sappiate che non è una vera teoria. Sono tutti personaggi realmente esistiti, quelli trattati nella Bibbia, perché ci sono dei ritrovamenti storici, quindi non è un libro fantasy, la Bibbia, ma un libro scritto, sì, dagli ebrei, di cui descrivevano in ogni minimo dettaglio tutto quello che a loro gli è capitato. Bene, amici, con questo è tutto, un abbraccio immenso dal Gran Mitico.